Ringrazio particolarmente la Special Advisor Sara Minkara per essere in visita nel nostro paese, ma in particolar modo per essere qui con me tutta la giornata. Abbiamo iniziato a discutere già da tempo del prossimo G7 Inclusione e Disabilità e vogliamo condurlo insieme, vogliamo tracciare insieme questo solco importante perché veramente possa essere un momento storico e di impatto per tutti i nostri paesi. Continuano quindi anche i bilaterali. Uno degli impegni che cercheremo di prenderci, sul quale lavoreremo, è quello di anche per il prossimo G20 introdurre il tema dell'inclusione della disabilità, perché davvero sia sempre di più condiviso e all'attenzione di tutti i paesi. Che cosa significa il mondo anziano? È che stiamo lavorando insieme, ci stiamo confrontando sui temi. I paesi del G7 si ritrovano nella ministeriale per discutere le priorità che i paesi vogliono realizzare, vogliono portare avanti come impegni, e noi stiamo tracciando questo cammino insieme a, naturalmente, in particolar modo Sara Minkara, con la quale già l'anno scorso all'ONU ci siamo incontrate e mi ha incoraggiato molto a andare avanti lungo questa strada, la richiesta proprio di avere un G7 inclusione e disabilità in Italia, e anche con gli altri paesi del G7 che sono molto motivati e che sto incontrando piano piano, naturalmente in call, non per tutti sarà possibile avere un incontro diretto, ma ci incontriamo in videocollegamento. What is the priority number one? The priority number one is to really showcase the importance of disability into our foreign policy priorities, into our priorities when it comes to us achieving global peace, prosperity and security. We need to make sure we include the 16% of the world's population. Ma per noi la priorità dell'unità è dimostrare al mondo che in effetti qual è l'importanza della disabilità, e anche che nell'ambito della politica estera e delle altre politiche qual è il posto di rilievo della disabilità, in particolare anche quando si deve realizzare la pace, la prosperità, tutte quelle che sono le priorità classiche.